Ciao a tutti, mi chiamo Emma Romanoni e frequento il secondo anno della Triennale in Mediazione Linguistica alla Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli. Ho scelto questa università per la mia grande passione per le lingue straniere e per la traduzione, infatti ho proprio scritto un libro su questo recentemente. Il titolo del libro è Sostanza artistica della traduzione ed è diviso in tre parti. La prima è un saggio sulla traduzione sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista artistico. La seconda parte è una traduzione fatta da me di un testo teatrale di Susan Glaspell del 1916 intitolato Trifles, ovvero inezie. E l'ultima parte è la postfazione, ovvero un commento critico del testo tradotto. Ho avuto questa opportunità grazie alla casa editrice Divergenze. Un giorno qualunque ho incontrato quello che poi sarebbe diventato il mio editore su un treno e abbiamo iniziato a parlare di traduzione, del fatto che io frequentassi quest'università. A quel punto lui mi ha proposto di partecipare a un concorso di traduzione, a cui poi effettivamente ho partecipato e che ho vinto, e che mi ha permesso di arrivare alla stesura del mio libro. Non è stato per niente semplice tradurre un testo teatrale, essendo che all'università traduciamo più che altro testi divulgativi e di marketing e poco di narrativa. È stata una vera e propria sfida per me, ma che non sarei riuscita ad affrontare senza gli insegnamenti acquisiti all'università, grazie ai miei professori. Sicuramente ho ricevuto insegnamenti sia di tipo teorico che di tipo pratico, e mi sono serviti entrambi, quelli di tipo pratico per tradurre, quelli di tipo teorico per scrivere il mio saggio. Sicuramente tradurre oggi vuol dire, secondo me, riuscire a trovare un equilibrio fra creatività e tecnica. In particolare, quando si parla di traduzione letteraria e di narrativa, quello che bisogna fare non è solo entrare nella mente dell'autore, ma entrare proprio nell'interiorità dei personaggi, nell'atmosfera del libro e riuscire a rendere il messaggio e anche le emozioni che il libro ci dà e che la storia ci dà. E questo non è per niente facile, ma è stata una sfida veramente, veramente importante per me. Per questo nel libro parlo del concetto di creatore di mondi, di cui però non dico altro se avrete intenzione di leggere il mio libro. Per quanto riguarda il mio futuro, invece, non ho un particolare sogno nel cassetto, ma mi piacerebbe continuare a lavorare nell'ambito dell'editoria, quindi vorrei che la mia carriera continuasse per questa via. Mi piacerebbe continuare a scrivere, ma anche a viaggiare. Vorrei scrivere viaggiando se possibile, spero di poter coniugare le due cose, ma nel frattempo continuerò a fare più esperienze possibili. Grazie a tutti.